nello sciagal di montagna. Tu candischi come una nuvola matta, disegnata a Matisse, prendesti il mio Picasso Gross sotto le braccia, decisa a farmi Gauguin fra le tue cocosca. Io alle 8 Dix, Monet, Morisot di gioia, mia Carrà, e da lì a qualche secondo ci ritrovammo Boccioni, ammirò il Clé de la Nold che Legea volgeva il Mondrian, e mi sembrò di sentire il corò di un'arp pizzicata con dolci du buffet sulle corde. Nell'attimo sublime gridasti nella tua lingua russa Dada, Dada. Ecco, vedete, con questa poesia volevo introdurre il tema del gioco con le parole, sulle parole, il gioco attraverso le parole. Si è capito benissimo, immagino, che ci sono una serie di riferimenti a nomi di pittori che vengono però a sostituire delle parole di senso, no? Rimandano i suoni di queste parole, di questi nomi propri, rimandano al significato di parole che nel contesto, nell'ambito della lettura di questa poesia, sono abbastanza comprensibili. Io alle 8 Dix, Otto Dix era un pittore, si capisce e si intuisce benissimo che nel discorso narrativo, nel discorso del linguaggio poetico ordinario, vorrebbe dire io alle 8, in senso di orario, dicevo, dissi, eccetera, eccetera. Quindi c'è una sorta di slittamento semantico, di sostituzione e di giochetto, in questo caso puramente fonetico, legato, diciamo, al suono delle parole. Si entra quindi nell'ambito di quella che comunemente viene chiamata la ludolinguistica. Ludolinguistica, che è un termine che lo Zingarelli data al 1988, ma ahimè non ci dice chi ha coniato questo termine, temo che sia appunto il famigerato Giampaolo D'Ossena che l'abbia usata, credo per la prima volta, ma forse no. Ci sono anche altre terminologie come linguistica fantastica, linguistica divertente, eccetera. Comunque lo Zingarelli, che la sa lunga sulla definizione delle parole, ci dice che la ludolinguistica è una branca, non una branchia, ma una branca della linguistica che studia i giochi di parole e le manipolazioni lessicali in genere. Quindi si tratta di vedere adesso, di prendere una classificazione, vedere dei concetti relativi appunto al gioco di parole, e io mi sono basato, ce ne sono diverse, ce ne sono molte, fatte da degli studiosi, da ricercatori, da professoroni, linguisti, eccetera, che appunto hanno studiato quest'ambito del gioco linguistico. Io mi sono basato sostanzialmente su quella poi di un grande esperto di giochi linguistici, di giochi di parole e non solo, che è appunto Giampaolo D'Ossena, che forse è abbastanza conosciuto perché poi teneva tutta una serie di rubriche sui giornali come La Stampa, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, eccetera. Quindi era uno studioso e anche divulgatore. Generalmente quando si parla di gioco di parole si pensa comunemente a un bisticcio, a una freddura, a un qualcosa di a un doppio senso, eccetera. Ma D'Ossena distingue, che è l'autore di questo Il dado e l'alfabeto della Zanichelli, che vedete è nuovo dizionario dei giochi con le parole, nuovo perché lui poi, questo è il rifacimento, la sintesi di un dizionario molto ampio che aveva fatto per l'Utet, era 4 volumi, poi ne aveva fatto un altro sempre sui giochi con le parole per la Vallardi, eccetera, poi è uscito quest'ultima edizione. Ecco, D'Ossena distingue
fra gioco di parole e gioco con le parole, e per comodità analitica distingue i due termini. Per capire, diciamo, che cosa significa questa espressione, prende il primo termine, che è gioco. Ci sono tantissime definizioni di gioco, attività ludica, eccetera, lo Zingarelli credo ne dia circa 17, ma fa gioco a Dossena invece prendere la definizione che è quella più meccanica, quella più legata, diciamo, alla tecnica, cioè movimento di più organi collegati, funzionamento di un congegno. Per esempio, appunto, si dice il gioco di una vite, no? Quando c'è una sorta di scarto che viene consentito alla vite rispetto a un supporto, una sede fissa. Vedremo perché, ecco, Dossena utilizza questo tipo di definizione. Naturalmente la parola è quell'elemento linguistico che ha una forma all'orecchio e all'occhio. Questo non va mai dimenticato, che le parole hanno un loro significato e quindi servono per comunicare, ma non solo, perché con poi il linguaggio si può fare, appunto, mentire e costruire, appunto, dei giochi di parole. Non va mai dimenticato che poi la parola ha un suo aspetto grafico, visivo, ben preciso, ortografico, fisico, materiale, e poi ha un aspetto altrettanto interessante, che è quello sonoro, fonetico, con cui si possono fare anche tutta una serie di giochi, vedremo. Giochi, appunto, visivi, puramente visivi, in cui la parola non si considera più il significato della parola, ma si vede soltanto il suo aspetto puramente retinico, visivo, pittorico, potremmo dire, geometrico, e poi invece altri giochi che si possono fare utilizzando soltanto l'aspetto sonoro. Ma veniamo subito. Allora, giochi di parole sono qualcosa di diverso dai giochi con le parole, nel senso che, vi anticipo subito, che i giochi di parole sono, diciamo, un ambito molto più ristretto e ben preciso nell'ambito, appunto, della ludolinguistica. Dossena distingue fra giochi primari e secondari. Quindi i giochi di parole riguardano le parole in sé, le parole nella loro forma, e non tanto, diciamo, i giochi che vengono fatti con i significati che queste parole hanno, no? Per esempio, qui vi ho fatto l'esempio: un giocatore dice verde e la prima associazione che viene, la prima risposta che può venire a un altro interlocutore è quello di dire campana o altre cose, e qui siamo nell'ambito dell'associazione di idee che viene sollecitata, stimolata, appunto, dal significato della parola stessa. I giochi di parole primari sono quelli che sono noti in ambito letterario, che sono noti ai linguisti, a quelli che si occupano di retorica, all'enigmistica, come avete visto egregiamente svolti dal perfido Morassi. Quindi, gioco di parole coinvolge sostanzialmente due o più parole che nella loro interezza, nella loro unità, che interagiscono fra di loro. Ecco, in questo senso Dossena parla, appunto, di gioco, no? Perché queste due parole fanno gioco l'una con l'altra, si interagiscono fra di loro. I giochi di parole possono svolgersi in presenza, quando entrambe le parole sono presenti nel discorso, che può essere scritto oppure orale, oppure in assenza. Se io dico tornate dentro con qualche cavillo, abbiamo un ippodromo di cavilli, è ovvio che il giochetto di parole viene fatto con una parola che qui è assente, che è la parola, appunto, cavallo. Il rapporto, ecco, quindi ci inoltriamo direttamente nella classificazione che fa Dossena, ripeto, è una delle tante possibili definizioni e classificazioni che si possono avere in questo ambito. Dossena lo dice lui stesso, chiama questa classificazione come un attaccapanni, cioè un qualcosa che può essere utilizzato, un arnese, un utensile
uno strumento che, potrebbe, che può essere utilizzato per segnare una sorta di cornice, no, di tracciare una limitazione nell'ambito del gioco di parole, ma ce ne potrebbero essere, come vi dicevo prima, anche altri modi di classificare i giochi di parole. Il rapporto fra queste due parole nel gioco di parole, che quindi, ripeto, prende in considerazione soltanto due o più parole, è riconoscibile sotto questi campi, l'identità, la semi-identità e la rassomiglianza, che adesso vedremo abbastanza velocemente. Facendovi vedere lo schema che ha fatto Dossena, soltanto un riferimento molto generale a questa classificazione. Ci sono tutta una serie di terminologie che Dossena stesso dice che molto tecniche, riprese dalla retorica, eccetera, difficili, con nomi altisonanti, complicatissimi, che non si ricordano, insomma, di cui però io non voglio assolutamente, su cui non voglio inoltrarmi, di cui non vi parlerò. Rivedremo in questa classificazione alcune cose che vi ha fatto appunto Roberto, di cui ha parlato anche Roberto nelle sue conversazioni precedenti. Identità significa semplicemente quando due parole possono essere completamente uguali, senza stare a fare troppe suddivisioni. Per esempio, magra può essere sia una persona non grassa, ma magra è anche, nel senso figurato e traslato metaforico, può essere anche una brutta figura. Quindi si ha una vera e propria identità. Identità è anche quando il poeta, qui ricordo che Dossena cita, che ne so, Dante, eccetera, che in un verso ripete tante volte perché, perché, perché. Quindi si tratta della stessa parola che viene ripetuta, e quindi c'è una sorta di identità della parola che viene usata in questo gioco. Semi-identità. La semi-identità è data dal fatto che le parole possono cambiare perché cambia appunto il suono di una vocale, sia un accento, che quindi subito o subito, che vogliono dire due cose completamente diverse, o venti, a secondo se la E è aperta o chiusa. C'era quella famosa barzelletta che probabilmente conoscete, vera, ai tempi del fascismo, che un generale appunto chiama Mussolini dall'Africa e dice: stanno arrivando i monsoni, e Mussolini risponde: vabbè, fermateli, perché non sa che cosa sono i monsoni. Questo generale risponde: ma sono 20. Cioè, quindi, e Mussolini a sua volta ripete: cioè, ancora, avete paura di 20 soldati o 20 persone, eccetera. In realtà voleva dire 20, eccetera. Ci sono, qui bisogna tener conto delle parole dal punto di vista della grafia, quindi ci sono delle parole che sono omografe, che quindi si scrivono nello stesso modo, ma non sono omofone, perché non hanno però lo stesso suono. In italiano ce n'è pochissime di parole omofone ma non omografe, su cui si basano tutti i calembour. Per esempio, qui Dossena riporta l'esempio più conosciuto in italiano: di come preposizione, di come giorno e di come elisione di dire, eccetera, che, vedete, hanno lo stesso suono, ma sono in qualche modo non omografe, non si scrivono allo stesso modo perché c'è un apostrofo, eccetera. Quindi qui siamo nell'ambito della semi-identità, le parole sembrano uguali ma in realtà sono diverse perché hanno dei suoni o comunque delle grafie diverse. Poi l'ultimo aspetto, l'ultimo gioco che subentra fra queste due o più parole è invece la rassomiglianza, dice Dossena, e qui noi troviamo appunto che ne so, il gioco della rima, per cui ci sono delle come vita smarrita, anche qui il riferimento è dantesco, quindi c'è
il suono finale, nella parte finale di queste due parole è completamente identico, si rassomigliano le allitterazioni come baracca e burattini, sentite c'è queste B, queste U, queste R che si ripetono, e poi ci sono rassomiglianze per taglio come le sciarade che avete già visto, su cui quindi io non mi soffermo, tutte le varie manipolazioni di parole che sembrano appunto che sono uguali, che però manipolate in un certo modo danno dei risultati a volte interessanti. Qui ci sono appunto i palindromi, ci sono gli anagrammi, quindi rovesciamenti, rimescolamenti, eccetera, eccetera, spostamenti di lettere, eccetera, eccetera. Questo intanto ci fa capire come poi alla fin fine il gioco di parole, ma non solo, come vedremo, si basa sostanzialmente su operazioni di tipo manipolatorio. Si tratta di prendere una parola o due parole, in casi poi più ampi vedremo appunto delle espressioni, delle frasi o addirittura dei testi, o per testo intendiamo non solo il romanzo ma anche un'immagine, un quadro, insomma, in semiotica il testo è tutto ciò che in qualche modo attira la nostra attenzione, non solo quindi linguistica ma anche visiva. Quindi si prende l'unità più piccola, diciamo, la parola la si considera come un vero e proprio oggetto, no? Che può essere in qualche modo tagliato, manipolato, ricomposto, gli si può aggiungere qualcosa, gli si può togliere, eccetera, eccetera. Come fa proprio, che ne so, il designer quando deve costruire un oggetto, deve conoscere il materiale che va a utilizzare. Se deve fare un tavolo dovrà conoscere bene il ferro, il legno che utilizza per poterlo appunto manipolare, per poter costruire questo oggetto. Ovviamente di pari, bella questa espressione di pari, anche nel campo linguistico quando si vuole andare a manipolare, combinare in modo diverso, a giocare appunto con le parole, è bene conoscere quelli che sono, diciamo, gli aspetti più bifidi, doppi, ambigui, pericolosi, scivolosi del linguaggio, no? Quindi come il designer, anche il giocatore di parole, insomma, chi vuol giocare con le parole deve in qualche modo conoscere questi aspetti del linguaggio, queste ambiguità, questi trabocchetti, questi tranelli, no? Spesso comunemente noi diciamo siamo parlati dal linguaggio, non è il linguaggio che noi parliamo soltanto per comunicare, ma spesso siamo parlati noi dal linguaggio, non lo so, per esempio quando una persona usa delle parole ma in realtà poi non ne conosce il vero e proprio significato, e anche qui vengono fuori cose divertenti, cosiddette frasi matte o strane. Ma non dilunghiamoci di più. Quindi questo è il gioco di parole. I giochi di parole primari, i giochi di parole secondari, questi che abbiamo visto adesso, che riguardano gli aspetti di identità, di semi-identità, di rassomiglianza. Giochi di parole che sono quelli più conosciuti. I giochi di parole secondari, dice D'Ossena, sono quelli meno noti e meno diffusi. Perché qui invece consideriamo proprio delle particelle minime della parola, componenti molecolari, no? Di una parola presa ad una. E qui ci sono le lettere vocaliche, per esempio, ci può essere un ipervocalismo, vedete come in cuoiaio, parola difficilissima anche da dire, spero che non ci capiti mai di dire cuoiaio, perché uno, insomma, si può anche impallare, e dove c'è soltanto una consonante e poi tutto il resto sono vocali. Il contrario, il monovocalismo, c'è una sola vocale, in italiano ce n'è poche, devo dire, anzi credo, insomma, c'è o qualcosa del genere. Chef, vedete, c'è tre consonanti e una sola vocale. Oppure questo, vabbè,
Ecco, vedete che già entriamo in una sorta di campo quasi mostruoso, no? Del linguaggio, mostruoso e meraviglioso allo stesso tempo, a secondo dei gusti. Ecco, questo verbo qui, rarissimo, che ormai non si usa più, di cui aveva fatto l'elogio Dante nel convivo, questo aueo, dove è proprio solo esclusivamente vocali, e sarebbe questo verbo latino che vorrebbe dire legare parole. Ono, homo, vocalismo, si usa soltanto una vocale, come nella parola assatanata. C'è un nostro amico, che anche Roberto conosce bene, Giuseppe Varaldo, che ha fatto tutto un libretto molto divertente, che è Shahrazad sarà assassinata, già ammazzata, sì, in cui è all'alba. Andrea Manzano, sì. In cui lui già nel titolo usa appunto questo omovocalismo. Poi all'interno del libro lui ha fatto tutta una serie di composizioni in cui rifà Leopardi, rifà il Tasso, non mi ricordo insomma ancora, sempre utilizzando una sola vocale, eccetera. Insomma, sono degli esercizi veramente acrobatici e spericolati. In persuasori. Ecco, vedete, ci sono invece tutte le vocali, la E, la U, la O e la I. Vediamo qualcosa che riguarda invece le consonanti. Ecco, questo non lo trovate nello Zingarelli contemporaneo perché è una vecchia parola, è questo skinkerke, che è questo scialle prezioso. E qui vedete, le vocali sono veramente poche, c'è molte consonanti. Monoconsonantismo. Quindi abbiamo una consonante sola, come nella parola cuccia, se ne possono trovare anche altre, o addirittura olo-consonantismo, quando si fa questa interiezione per dire di stare zitti o per richiamare l'attenzione di qualcuno. Poi l'omo-consonantismo, anche qui si ha una sola consonante, come in cacciucco. Questi aspetti si possono vedere anche dal punto di vista delle sillabe, il monosillabismo che è stato molto praticato, insomma, cioè poesie in cui si usano, ve ne farò vedere qualcuna perché sono state fatte anche nell'ambito del gruppo di cui poi voglio parlarmi successivamente, e si usano soltanto appunto dei monosillabi. C'è stata una scrittrice inglese che ha rifatto, anche qui si rasenta un po' la follia, che ha rifatto tutto il Robinson Crusoe in inglese, naturalmente, che si presta molto di più l'inglese per i monosillabi, l'ha rifatto tutto in termini in linguaggio monosillabico. Ecco, poi ci sono anche i suoni. Ecco, in questa frasetta che il Dossena riporta, qui nella zona c'è una fonte piena di pesci svegli e gnomi saggi di razza gobba. Sono presenti tutti i 30 suoni della lingua italiana, che oltre a quelli A, B, eccetera, c'è poi la C dolce, la C dura, la G, la Gn, la Ll, la E, le O chiuse, la S e la Z sorde, sonore, eccetera, eccetera. Quindi questa frasetta è fatta apposta al limite per ricordarsi i 30 suoni della lingua italiana. Poi lettere in genere, sia vocaliche che consonantiche, per esempio in funamboleschi sono tutte lettere diverse. Guardate che non è facile trovare delle parole che contengono appunto tutte lettere completamente diverse. Oppure la orto-alfabeticità, si segue l'ordine alfabetico, come vedete in beghino, la B, poi la E, la G, la H, la I. Eccetera. La sesquipedalità, parola che mi piace tantissimo, che viene appunto da sesqui, metà e pedalis, un piede e mezzo, quindi un piede enorme, un piede gigantesco, in parole appunto che sono lunghissime, sono parole sesquipedali, come precitepelo edilissimevolmente. Allora, quindi giochi di parole che riguardano il rapporto fra due parole, generalmente fra due parole, possono essere giochi primari e giochi di cui abbiamo visto poi un po' tutta la possibile suddivisione,
di tipo secondario che sono tutti questi. Poi abbiamo detto ci sono i giochi con le parole, no, non è una distinzione da poco, insomma sembra una quisquiglia, ma è una distinzione sostanziale. I giochi con le parole sono un campo molto più vasto, sterminato. Innanzitutto comprendono gli stessi giochi di parole, quelli che abbiamo visto fino adesso, ma possono comprendere anche giochi di tipo orale, non so, pensate appunto alle filastrocche, ai sciogli lingue, ai lapsus, no? Quando facciamo degli errori. Sapete che uno dei libri più interessanti che sono stati scritti sui lapsus è quello di Freud sul moto di spirito, dove appunto dava molta importanza, lui poi lo riferiva a problemi dell'inconscio, quindi relativi insomma alla sua teoria psicanalitica. Ci possono essere scritti a carta e matita, come appunto quelli che avete visto fatti dal perfido Morassi, le parole incrociate, no, poi lui ne ha parlato poco delle parole incrociate, poi quelle in scatola, lo scarabeo, senza contare poi appunto, vi dicevo, i giochi visivi, dove si possono fare una serie di giochi dal punto di vista puramente visivo, pensate, non lo so, alle illusioni ottiche, poi ve ne farò vedere qualcuno, se ne possono fare anche appunto con le parole, e poi quelli di tipo puramente sonoro. Fra quelli sonori mi piace sempre ricordare il Gramellò di Dario Fo. Voi sapete che il Gramellò è una sorta di lingua inventata da Dario Fo, insomma inventata, che lui poi ha ripreso, perché era qualcosa che poi si faceva anche nel teatro antico in qualche modo, e serviva, come diceva lo stesso Dario Fo, serviva a quei tempi per aggirare in qualche modo la censura. Il Gramellò non è altro che una lingua inventata, però che ha come riferimento una lingua naturale esistente, in cui si scimmiottano e si riproducono dei suoni, no? È come se io adesso facessi oui, j'ai entendu la poche, c'est la roche la veuse, j'ai entendu la belle rente, j'ai le faussissement, le rente, j'ai le poche, c'est la fils, dont tout blâche n'a biche d'en foie. Non ho detto assolutamente niente in francese, ma probabilmente è francese, perché il suono ricorda il francese. Fra l'altro, Dario Fo racconta una storiella simpatica, che voglio dirvi brevemente, che fece una volta, perché lui, se avete visto il Mistero Buffo, ne fa due di Gramellò, uno in francese e uno in inglese. Il Gramellò si capisce benissimo, perché poi lui, innanzitutto prima di farlo, spiega qual è la storia, eccetera, ma perché si aiuta molto con i gesti. Quindi il gesto, la mimica e il suono della parola. Infatti lui dice, se cercate di capire il Gramellò, non capirete assolutamente niente, dovete abbandonarvi e guardare quello che faccio io, e abbandonarvi al suolo e sentire appunto le parole nel loro suono. Dice nel diario dell'attore Dario Fo che fece il Gramellò in inglese a Londra, in un teatro inglese, e a un certo punto vide che alcune persone appunto se ne erano andate, eccetera. Poi gli spiegarono in camerino che mentre lui faceva il Gramellò erano venute inconsciamente, ma involontariamente, delle parole di un'oscenità incredibile, perché questo può succedere, perché provate anche voi a fare un Gramellò in inglese o in francese, probabilmente qualche parola vera viene, anche se non conoscete né il francese né l'inglese. Io una volta l'ho fatto con all'ISIA di Firenze con il Gramellò in russo, per fare il simpatico, facevo e non mi ero accorto, che poi me lo disse lui, che c'era un ragazzo russo e mi disse che qualche parola russa l'avevo azzeccata, pur non conoscendo io ovviamente il russo. Se poi volete io vi lascio anche un po' di bibliografia del buon Dossena, che ci ha aiutato in questa classificazione. Quindi, questo come breve introduzione. Spero
di essere stato abbastanza confuso e di avervi confuso ancora di più le idee sui giochi di parole e i giochi con le parole. Questo, diciamo, è una sorta di cosa preliminare sulla ludolinguistica, scienza che si occupa appunto dei giochi di parole in sé, delle parole in sé. Preliminare, ma a me interessa in queste tre conversazioni, se ce la faccio, innanzitutto farvi lavorare su alcuni esercizi. Già stasera volevo farvi fare almeno un esercizio. Dunque, vincete innanzitutto la gloria, innanzitutto la gloria di essere il Fede Barassi, perché lui ha a disposizione tutte le riviste di riviste, eccetera. Ah no, però io vi ho portato delle placchette, poi di cui vi parlerò, che sono dello Plepo, però purtroppo ne ho solo 10, insomma, che poi non sono in vendita, ovviamente sono in omaggio. Oh, vi dicevo, vorrei fare un breve excursus, ma molto veloce in queste conversazioni, poi farvi anche lavorare su questi elementi, basandomi sostanzialmente poi in primo luogo sull'uso che dei giochi linguistici hanno fatto gli scrittori, che è un aspetto abbastanza interessante e per certi versi poco conosciuto. Io stesso mi sono meravigliato, per esempio, quando ho scoperto, non molto tempo fa, che Primo Levi, che tutti associamo, no, a se questo è un uomo, un campo di concentramento, e poi la tragica fine che lui ha fatto, il suicidio, eccetera, era una persona che amava moltissimo non solo li amava, perché poi era uno studioso di Rabelais, che come sappiamo Rabelais è uno dei più grandi manipolatori del linguaggio, ma li ha fatti. Ci sono i racconti di Levi, alcuni in particolare, dove lui ha inventato dei palindromi. No? C'è proprio un personaggio che inventa tutta una serie di palindromi. Non solo, ma Primo Levi, cosa citatissima negli ambienti ristrettissimi della ludolinguistica e dell'enigmistica che conoscono, ma non solo, ma Primo Levi è l'unico che ha fatto un palindromo interlinguistico, cioè una frase che inizia in italiano e finisce in inglese. Se la leggete dall'altra parte è in italiano e poi in inglese. Quindi una cosa straordinaria. E lui stesso poi lo dice nella prefazione a questi racconti. No, questo per dirvi, quindi anche scrittori insospettabili, come Primo Levi, che uno associa invece erano molto vicini a questo ambito. Ferrero, che ha fatto una bellissima introduzione ai racconti di Primo Levi, dice testualmente nell'introduzione, scusate, Primo Levi sarebbe piaciuto molto a quei fanciulli dell'Oulipo, che è questo gruppo francese di cui adesso vi parlerò, e sarebbe stato bene appunto insieme a loro, ai Queneau, ai Perec, ai Le Lionnais, eccetera. Questo per dire. Allora, chiudiamo lo schermo intero, chiudiamo questo. Allora, il primo riferimento letterario che vorrei portarvi, naturalmente vorrei parlarvi dell'uso dei giochi di parole da parte degli scrittori nelle esperienze più strutturate. Non c'è scrittore, non c'è poeta che non abbia in qualche modo manipolato la lingua e abbia fatto appunto dei giochi di parole. Lo stesso Montale, persona tristissima, dicono nella vita, eccetera, ha fatto appunto delle allitterazioni, dei giochi, dei bisticci, eccetera, eccetera. Quindi no, io adesso in questo ambito mi riferirò soltanto a delle esperienze abbastanza strutturate. Ecco, e la prima esperienza interessante, che può sembrare interessante, o almeno a me sembra interessante da questo punto di vista, è appunto il gruppo cosiddetto dell'opificio
di letteratura potenziale o oplepo. In realtà questo nome viene dal francese, perché è un gruppo che è nato in Francia ed è nell'acronimo francese ULIPO, Ouvroir de Littérature Potentielle, che è stato tradotto appunto in italiano con opificio di letteratura potenziale. Uno dei primi testi che è uscito è questo di Gallimard, che è a cura appunto dell'ULIPO, del gruppo dell'ULIPO, e aveva come sottotitolo Creazioni e ricreazioni, ritrattino creazioni, e vedremo che l'importanza che ha questo trattino, e ricreazioni, tutto scritto per intero, nel senso di ricreativo, no? Di qualcosa che anche e dovrebbe essere anche divertente in questo senso. Ricreazioni perché spesso si prende un testo già esistente e se ne crea da questo testo già esistente un altro attraverso un procedimento ben preciso di cui adesso parleremo. È importante dire che, e non dimenticare, che l'ULIPO nasce come sottocommissione della patafisica. La patafisica è una sorta di gruppo tuttora esistente, che ha le sue riviste, che era quella scienza inventata da Alfred Jarry, che diceva la scienza delle soluzioni immaginarie, dottor Faustroll, questo personaggio completamente inventato da Jarry. Qui c'è una foto storica di alcuni patafisici, fra cui riconosciamo Raymond Queneau, che sarà uno dei fondatori, che è uno dei fondatori appunto dell'ULIPO, Noël Arnaud, anche questo che è stato per tanti anni presidente dell'ULIPO, François Caradec, grande studioso di Alfred Jarry, di Alphonse Allais e di altre cose, Lattice, eccetera, eccetera. Quindi l'ULIPO viene fondato nel 1960 da Raymond Queneau e François Le Lionnet. François Le Lionnet è questo che vedete a sinistra, e Queneau è quello con gli occhiali. Qual è lo scopo dichiarato dell'ULIPO? Di fare tutta una serie di esercizi, di creare delle strutture, dei procedimenti che siano da supporto, in qualche modo, di aiuto alla creatività. Innanzitutto, perché opificio di letteratura potenziale? Opificio perché si tratta veramente di una sorta di laboratorio, no? L'opificio, in modo particolare, ouvroir in francese, sarebbe proprio quello dove lavoravano le monache, eccetera. Quindi dove si lavora, appunto, come vi dicevo prima, dove si lavora ovviamente con le parole, dove si manipolano. Di letteratura perché molti di questi esercizi sono esercizi di tipo letterario, ma non solo, perché poi, come vi farò vedere, accanto all'ULIPO ci sono tutta una serie di altri opifici, di musica potenziale, di letteratura potenziale, di pittura potenziale, di storia medievale potenziale, di pornografia potenziale, cioè ne sono stati creati moltissimi. Potenziale perché? Potenziale perché è una letteratura ancora da farsi, ancora in potenza, ancora virtuale. Due sono gli elementi, in breve, su cui lavorano gli ulipiani, che sono appunto un procedimento di tipo analitico, che è quello di prendere un testo esistente, vero, già dato, un po' come faceva Duchamp con gli oggetti trovati, no? L'orinatoio, eccetera, a volte li modificava Duchamp, a volte no. Si tratta di un testo già trovato, e attraverso un procedimento di farne vedere le potenzialità nascoste e di farne venire un altro. Uno degli esercizi più famosi dell'ULIPO, più citati, è il cosiddetto metodo S+7. Che cos'è il metodo S+7? È prendere un testo, prendete, non lo so, l'inizio del Promessi Sposi, e prendete un vocabolario e poi sostituite al testo il sostantivo che sta sette sostantivi dopo nel vocabolario che avete preso di riferimento, e lo sostituite a quello che dà il testo.
quel ramo del lago di Como, cioè andate a ramo nel vocabolario, partite da ramo, prendete il settimo sostantivo successivo e sostituite questa parola che trovate, la settima, dopo ramo, e la sostituite a ramo. E viene tutto un altro testo. A volte vengono dei testi esileranti, un po' surreali, un po' strani, eccetera, ma a volte molto stimolanti. Si tratta di ripetere, ovviamente, l'esperimento. Vedete che la potenzialità sta nel fatto che una volta trovata la struttura, per esempio il metodo S+7, il metodo, questo può essere ripetuto all'infinito. Possiamo prendere infiniti testi e all'infinito giocarci sopra con il metodo S+7. L'elemento poi fondamentale dell'ulipo è quello della contrainte, quella che loro chiamano contrainte, che è la costrizione, cioè darsi una regola, cioè fare darsi una regola, cioè darsi una regola ben precisa. Questa regola può essere facile, può essere dura, può essere nascosta, cioè lo scrittore non lo dice che regola è, la deve scoprire il lettore, oppure può essere invece dichiarata. No, io adesso scriverò questo racconto in questo modo, eccetera, e dichiaro qual è la mia regola, la mia costrizione. La costrizione, cioè quella di darsi una regola, è una cosa che gli scrittori inconsciamente o inconsciamente si danno sempre. Quando uno scrive un sonetto deve ovviamente rispettare tutta una serie di regole. Il sonetto è fatto da due quartine, due terzine, deve avere tutta una serie di rime, cioè, quindi già questa è una costrizione. Ma anche quando si scrive dei romanzi, lo ha detto Umberto Eco, l'hanno detto tantissimi altri scrittori, ora insomma non è che Umberto Eco sia un vero e proprio scrittore, ma insomma ci si dà comunque una regola, cioè si crea una sorta di struttura, no? Del romanzo, per capitoli, come si deve muovere il personaggio, i personaggi, la storia, eccetera, eccetera. Quindi la costrizione in realtà, come faceva notare Calvino, paradossalmente è un inno alla libertà creativa, cioè il fatto che io la faccia esplicitamente è un inno alla libertà creativa. È qualcosa che in qualche modo amplia le mie strategie narrative, non le restringe. Non a caso contrainte è stato tradotto costrizione e non restrizione. Non si tratta di restringere, ma anzi di aprire con questi elementi, con queste regole, la fantasia, l'immaginazione, dare degli stimoli. Tutte, diciamo poi, senza dilungarsi troppo, tutta la letteratura, in generale, pensate alla poesia, ma anche ai romanzi, eccetera, è un fatto di combinazione di parole. Tutti abbiamo provato lo stesso sentimento di fronte, no, a un tramonto, all'impossibilità di vedere l'infinito perché c'era una siepe davanti a noi, eccetera. Tutti abbiamo provato la stessa cosa che ha provato Leopardi. Leopardi che cosa ha fatto in più di noi? Ha trovato quella combinazione magica, alchemica delle parole che ha restituito questo sentimento. Ma tutti noi proviamo le stesse cose, gli smarrimenti, le gioie, le fantasie, gli abbattimenti, gli smarrimenti dei poeti. Spesso i poeti poi si mettono su un piedistallo un po' alto e ce la fanno cascare dall'alto, ma cioè, la loro bravura è quella di essere riusciti a dirlo, a combinare le parole in un modo particolare. Ci sono dei record su cui poi io non voglio dilungarmi troppo. Prendiamo questo, La disparizione, che è quello più interessante, di Georges Perec, perché era su questo che vorrei farvi lavorare adesso, ma andrò più veloce. La disparizione è un romanzo di 320 pagine che Perec ha scritto, che è una sorta di piccolo giallo, cioè dove il personaggio si chiama, attenzione, Vocal, e che fu accolto, 322 pagine, che fu accolto timidamente, tiepidamente dalla critica, anche perché all'inizio nessuno si accorse che il romanzo era scritto senza mai usare la lettera E, che in francese è una delle lettere più diffuse. Quindi era scritto talmente bene,
tornava talmente bene tutto, eccetera, che però la gente non si accorse, i critici in particolare, non si accorse che mancava appunto la lettera E. Questo è una cosa di cui Perec era innamorato, era il lipogramma, cioè scrivere un testo senza usare una o più lettere. Ora, vi dicevo prima, la contrainte, la costrizione può essere morbida o dura. Se io facessi un lipogramma eliminando 6 lettere sarebbe molto dura. Se lo faccio con una è un po' più morbida, però sempre una costrizione. Cioè, costrizione, inno di libertà. Se c'è la parola amore e io non posso usare la lettera E o la lettera A, a meno che non voglia fare il furbetto come farebbe Morassi, che scrive amor, invece di scrivere amore lui penserebbe no, dobbiamo scrivere la lettera tutta intera. Il fatto che io non posso scrivere amore perché non posso utilizzare la lettera E mi costringe a circumnavigare intorno a questa parola, a inventarmi un'espressione, a fantasticare, a trovare altre parole, a costruirmi una metafora, eccetera, che è una cosa estremamente stimolante. In questo senso Calvino, no, vi cito Calvino perché Calvino è stato uno dei primi italiani che ha partecipato al gruppo come membro effettivo al gruppo dell'Ulipo. I nomi più importanti sono Calvino, Georges Perec, appunto Raymond Queneau, Jacques Roubaud, di cui sono stati tradotti anche tutta una serie di libri anche in italiano, eccetera eccetera. Ma c'è una cosa mostruosa: noi abbiamo un mostro fra di noi nell'Oplepo, che è Giuseppe Varaldo. Questo Giuseppe Varaldo ha scritto un palindromo che vedete è tutto questo testo lunghissimo che inizia ai lati a esordir dama e re Pertini tre, che è tutto sulla partita sull'ultimo campionato di calcio vinto dall'Italia. Quindi ha tutto un senso compiuto, attenzione, perché palindromo, se fosse solo un fatto tecnico scritto così che non si capisce niente, però si può leggere da sinistra e destra, No, questa è una storia vera, tutta incentrata sulla partita di calcio. E vedete, se voi rifate, e vi ho messo in fondo la fine, se voi rileggete dalla fine, sono 1077 parole con cui lui ha scritto questo testo, completamente palindromo. Ma il palindromo più lungo l'ha scritto sempre il buon Georges Perec, che sono 5000 e passa di parole. Da sinistra a destra e da destra a sinistra, ma non è Ingegni, non è Anna, non è i topi hanno sempre i nipoti, cioè. Questo è un testo di 1077 parole. Io ho chiesto una volta a Beppe come fa lui se parte dal centro, mistero, non so come si faccia a scrivere un palindromo di 1070 o di 5000 addirittura. Gli opifici. Oltre che quello letterario, esistono tutta una serie di altri opifici, vedete, quello di cucina potenziale, quello di pittura, addirittura del fumetto, eccetera. Quindi dall'Ulipo originario, quello che si basava solo sulla letteratura, ci sono stati tutti questi altri. L'Ulipo francese ha una sorta di fratello minore, o forse cugino, che è l'Oplepo italiano, che è nato a Capri nel 1990. Questi sono i fondatori. E questi sono gli attuali membri. Qui c'è una piccola foto, vedete nel riquadro della fotografia c'è il disegno del nostro bruttissimo presidente che è Edoardo Sanguinetti. Nell'Oplepo italiano ci sono appunto Sanguinetti, scrittori come Ermanno Cavazzoni, matematici come Pier Giorgio Di Freddi, Onsel e poi altri, appunto il mostruoso Beppe Varaldo, eccetera eccetera. L'Oplepo ha un braccio armato, un braccio informatico che è Teano, telematico, elettronico e analisi nell'opificio, che ha fatto un esercizio, un disco che è uscito appunto per la Fonit, eccetera, di musica antonimica, che questo è un altro esercizio che gli olipiani e gli oplepiani hanno fatto, quello di rovesciare le parole, invece che Tamo Piobove, Vassalli, di nuovo uno scrittore, ha rifatto tutto il Tamo Piobove carducciano rovesciando le parole e veniva ti odio, empia vacca, eccetera, eccetera. Loro l'hanno fatto invece che con le parole,
questo gruppo informatico composto da Marco Maiocchi ed altri, l'hanno fatto con la musica, hanno preso delle canzoni, per esempio, che ne so, la pappa con il pomodoro diventa la carne con il cetriolo, oppure il cielo in una stanza diventa l'inferno in una piazza, hanno capovolto completamente le parole, rovesciate, hanno fatto l'inverso, ma non solo le parole, anche la musica, non mi chiedete il procedimento perché c'è tutto un meccanismo per cui viene rovesciata, eccetera. Trovo bellissima quella di Celentano, che è supercalifragilistice spiralidoso, che diventa capovolta, vedete in fondo, non fatemelo leggere perché è difficile, infrageli, robusti, eccetera, eccetera. Hanno capovolto anche questa cosa qua. Ci sono tutta una serie di plagiari per anticipazione, è un termine usato dall'Ulipo e anche dagli oplepiani italiani, che sono cioè quegli scrittori che hanno scritto alla maniera dell'Ulipo e dell'Oplepo, cioè dandosi delle regole, una costrizione, eccetera, senza essere ancora oplepiani, cioè prima che l'Oplepo o l'Ulipo fosse nato. Per esempio, io ho messo questa cosa di Manganelli, che a me è uno scrittore che piace moltissimo, e vi invito a leggerlo perché è uno dei libri più straordinari che lui ha scritto, Centuria, sono 100 appunto piccoli romanzi. La costrizione di Manganelli in che cosa consiste? Lui lo dice esplicitamente in introduzione, che ha scritto questi romanzi utilizzando dei fogli da giornalista che aveva, e non dovevano superare quei fogli lì. Non solo, ma non doveva esserci nessun legame fra i personaggi dei vari 100 romanzi. Quindi c'era una costrizione di tipo fisico qui dovuta al foglio. Le costrizioni, le contrainte, e qui finisco, possono essere di qualsiasi tipo, non solo di tipo letterario, non solo di tipo matematico, anche perché, mi ero dimenticato di dire, il gruppo dell'Ulipo in modo particolare era composto ed è composto tuttora da letterati che amavano la matematica. Queneau era un grande matematico, oltre che essere uno degli scrittori più importanti del Novecento francese, e di matematici con l'amore per la letteratura. Le Lyonnais era un matematico, un ingegnere, eccetera, però che faceva tutta una serie di, era appassionato appunto di letteratura. Vedete qui, vabbè, vi ho messo un po' di cose, fra cui appunto anche Primo Levi. Calvino aveva fatto, come membro dell'Ulipo, riprendendolo da un'operazione che aveva fatto Georges Perec, questo piccolo sillabario illustrato. I sillabari sono quelli, no, che ci danno da bambini, in cui si deve imparare le sillabe, eccetera, e quindi c'è tutte le varie sillabe dalla Z. Qui ne ho riportato uno che è abbastanza carino, sulle varie modi di sillabare, la S per esempio, sa, se, si, so, su, sa, se, si, so, su, quindi è un gioco, come vedrete anche qui, molto legato al suono e all'aspetto fonetico. Calvino ha creato una piccola storia, per esempio su sa, se, si, so, su, la storiella qual è? Per convincere il proprietario di un nightclub a scritturarla, una spogliarellista lo assicura della propria efficacia nel provocare l'eccitazione degli spettatori. Sa, sessi, isso, su, e torna sa, se, si, so, su. Ovviamente qui dandosi la licenza di accorpare, manipolare in qualche modo questi suoni. E lui l'ha fatto per tutte le lettere. Non le era riuscita bene quella della P, che fra l'altro gli rifece, gli suggerì appunto il buon perfido Giampaolo d'Ossena, anche lui perfido, che Calvino accettò e inserì in questa cosa. Ecco, queste sono un po' di pubblicazioni dell'Oplepo, fino a arrivare a questa biblioteca oplepiana, che è uscita nel 2006 dalla Zanichelli, in cui sono riportati tutti gli esercizi ulipiani. Noi facciamo delle plaquette, che sono queste. Questa è la plaquette numero 25, è una delle ultime, ed è un nostro omaggio a Italo Calvino. Io purtroppo ne ho solo 10 copie e quindi posso lasciarvi solo queste 10 copie. Dunque, a questo punto, siccome noi dobbiamo chiudere esattamente a 5 alle 7, perché ci sono dei problemi stasera, eccetera,
Io non so se, ma sì, si potrebbe fare benissimo, farvi fare un piccolo esercizio, se ve la sentite. L'esercizio consiste, voi avete carte, penna, tutto, eccetera? Penso di sì. L'esercizio è questo: fate il lipogramma di questa frase in A, cioè dovete riprodurre il senso di questa frase, potete farla anche in modo sintetico, telegrafico, basta che non usiate mai la lettera A. Io vi proibirei anche, se la cosa mi fosse permessa, di sostituire naso con proboscide, perché quando si fa questo esercizio tutti scrivono proboscide al posto del naso, che è brutto, uno può avere anche un bel naso perché deve essere per forza una proboscide. Quindi sforzatevi, non potendo dire naso perché nel naso c'è la A, dovete usare un qualcosa che ricordi il naso. Quindi qui c'è una storia, cioè accennato a un piccolo elemento: se vi fate baciare da chi ha il naso lungo, spesso invece dell'amore subentra la rabbia, perché il baciato resta offeso, no? Perché il naso può andare, gli arriva in un occhio, eccetera. Quindi ecco, il senso, il significato di questo testo dovete riprodurlo, avete esattamente, non poco tempo, 5, 10, 15, 20 minuti, anche troppo, no, diciamo 20, no, 5, 10, 15. A 10 alle 7 smettiamo, così diamo il tempo di chiudere tutto. In un quarto d'ora, che non è poco, dovete riscrivere questo testo lipogrammato in A. Naturalmente Morassi è escluso perché lui farà 7-8 testi. Vabbè, ma io lo so, lei la conosco Morassi. No, no, il senso, il significato. Il senso generale, sì, no, ogni parola sarebbe, non è, dovete, ecco, sì, ha fatto bene, non dovete fare la traduzione di questo sostituendo alle parole con A altre, proprio riprodurre il senso di quello che accade e di quello di cui si racconta, si narra in questo brevissimo testo, però rifarlo senza usare la A. Baciare. Sì. No, lei deve rifare il testo, un testo che può essere anche telegrafico, brevissimo, anzi deve essere breve ovviamente, in cui il senso di quello che accade, che si racconta lì, è riprodotto identicamente, però senza mai usare la lettera A. Perché la A non ci deve essere da nessuna parte, non può usare nessuna parola che ha la A. Ci sono tantissime parole che non hanno la A, guardate, non è così spaventoso. Oddio, è un po' duretta perché di colpo, sì, ma ve l'ho fatta apposta. No, non avete un quarto d'ora si fanno 8 lipogrammi. No, scherzo, 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 scherzo. No, no.